Ciao ragazze, ecco che cosa ho pensato per voi oggi, di farvi vedere la nuova punta Jumbo di Aglia. Allora, viene fornita all'interno di questo scatolino, così, è arrivata così. Vi faccio vedere il codice. Questa è la, diciamo, quella per rimuovere il gel. C'è anche quella per le cuticole e un altro modello. Io ho preso questa ed ho provato questa qua. Allora, ho già testato due volte e rimuove molto bene. Ho messo un bel po' di gel sopra questa tip. Adesso andiamo a vedere assieme che cosa fa questa punta. Allora, accendo l'aspiratore perché così non ci riempiamo. Dovete stare molto attente con la velocità, io la uso più o meno a metà della mia fresa perché altrimenti è troppo. Questo è quello che toglie soltanto con. Non sto nemmeno pressando. La polvere che fa è questa che vedete, più o meno la polvere che fa la ceramica. Se schiaccio mi fa il buco, quindi se io vado a pressare mi fa i buchi, quindi non scalda assolutamente. Adesso un po' di rumore lo fa perché sotto non c'è una tip finta, quindi però questa è la. In 2 secondi più o meno ho già tolto tutto lo strato che c'era sulla parte finale della punta. Quindi la polverina che lascia è più o meno come quella che produce la, come si chiama? La punta in ceramica, con la particolarità, secondo me, che dura un po' di più, perché quella in ceramica purtroppo, almeno della marca che io ho provato, non è durata niente. Quindi qua avete visto nel pochissimo tempo che io ho fatto il video, 2 minuti, ho tirato via praticamente uno strato alto così di prodotto. Ecco, quindi il costo non me lo ricordo, credo sulle 24, dovrei guardare perché è una delle novità ed è appena uscita e non mi ricordo con precisione. Per pulirla poi una spazzolata per portare via tutta la polvere e una pulita con un sanificante, io di solito faccio così e poi la tengo chiusa un pochino, almeno 10 minuti, perché così almeno si sanifichi un po' meglio. Quella per le cuticole non è come questa, è un pochino più grande. Io l'ho vista avendo fatto il cumulativo pochi giorni fa, una ragazza l'ha acquistata ed è un pochino più grande, sì, almeno 3 volte la parte qua. Non l'ho provata e non l'ho acquistata, quindi chiederò come va e poi vi farò sapere. Per il momento vi ho fatto vedere questa, che secondo me è molto valida. Vediamo nel tempo quanto durerà, perché insomma bisogna poi testarle nel tempo questi prodotti. Spero che vi sia stato utile e al prossimo video. Ciao!